Dopo 42 anni e 4 mesi di attività come medico convenzionato, oggi il dottor Francesco Agrippino ha indossato per l'ultima volta il suo camice bianco. Come spiegato dallo stesso medico originario di Lungro in un avviso ai suoi pazienti, per sopraggiunti limiti d'età, termina il mio rapporto professionale con l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Quando mi è stato proposto di venire a lavorare a Tortora come medico condotto, non ho esitato assolutamente, ho accettato ben volentieri. Piano piano mi sono conquistata la fiducia dei miei assistiti, la gente penso che con me si è trovata bene e io mi sono trovato molto bene con loro. Un giorno particolare per tanti, un giorno il 29 di agosto, che coincide anche con il suo 70° anno d'età. Amici, assistiti e colleghi dell'Associazione Medica del COS hanno voluto testimoniargli affetto e gratitudine con una festa a sorpresa per la conclusione della sua carriera. Un rapporto duraturo quello dell'associazione, caratterizzato dalla correttezza professionale. Noi abbiamo fatto questa associazione che comunque ci è stata invidiata un po' anche da tutti gli altri colleghi, perché avere quattro medici che comunque collaborano e stanno nello stesso studio non è una cosa da poco e non è semplice. Però noi abbiamo avuto come punto di riferimento sempre il rispetto. E per Francesco Agrippino c'è stato anche un passato da amministratore, come ricordato dal collega Biagio Benvenuto. La politica non è riuscita a dividerci, perché quindi abbiamo messo sempre da parte il lato professionale con la politica. Siamo stati avversari io e Agrippino, io e Pino, Pino e Agrippino, cioè abbiamo condiviso sempre delle scelte diverse, però abbiamo sempre messo da parte la politica. Questo ci ha reso orgogliosi e ci rende orgogliosi. Una professione medica vissuta come una missione e non come lavoro, è questa la testimonianza dei suoi pazienti. Era prima l'amico e poi il medico, sempre disponibile, sempre pronto, consigliava, quindi era un po' un perno portante per le famiglie. Poi naturalmente c'è da dire questo, che nei momenti più difficili tu ti rendi conto che la figura del medico di famiglia non potrà mai tramontare. Come farà il dottor Agrippina senza i suoi pazienti, senza la sua attività? Ecco, io mi permetto di dire che già conosco quale sarà la sua occupazione primaria: continuare in quella che è stata una sua lezione di vita, perché qui, nella sede di Tortora, per la cittadinanza di Tortora, è stato un padre, un fratello, un medico, un confessore, e ha svolto questa sua funzione in una maniera superba.